Buongiorno ragazzi, eccoci qui, terzo e ultimo appuntamento con le migliori fonti secondo me. Secondo me c'è poco da dire sulle proteine, ragazzi. Perciò cercherò di suddividere il video in tre parti. Quali fonti utilizzo? Se contare le proteine vegetali e la quota di proteine totali da mangiare nell'alimentazione. Per quanto riguarda le fonti, io utilizzo prevalentemente, essendo onnivoro, fonti ad alto valore biologico, quindi uova, pesce, carni, proteine del latte, yogurt, quelle del latte ovviamente, per la maggior parte dei pasti. Però nel computo totale delle proteine conto tutte quante, quindi anche quelle vegetali. La proteina che uso di più in assoluto penso sia quella dell'uovo, quindi uovo e albume, nel rapporto totale, poi in ordine penso pesce, carne e latte. Per quanto riguarda il valore biologico delle proteine, penso che lo conosciamo tutti, il valore biologico è rispetto al massimo che dovrebbe essere dell'uovo, il valore biologico massimo. Abbiamo dei cibi che hanno un valore biologico sempre inferiore, dipendente da molti fattori, innanzitutto dalla quantità di amminoacidi essenziali che contengono. Ovviamente tutte le fonti nobili contengono gli amminoacidi essenziali, poi abbiamo i cereali o altri cibi che hanno dei, o i legumi ad esempio, che hanno dei amminoacidi limitanti in quanto peccano, nel senso che non hanno un determinato amminoacido. Questo ci ricollega al secondo punto del video, ovvero se contare le proteine vegetali o meno. Io le conto per un semplice motivo: il nostro corpo non ragiona a proteine, ma ragiona amminoacidi. Noi mangiamo le proteine, calcoliamo le proteine, ma il nostro corpo le scinde e ne ricava dei amminoacidi. Pertanto, nel nostro flusso sanguigno andranno sia gli amminoacidi del pollo, sia gli amminoacidi della quinoa, sia gli amminoacidi dei fagioli che della pasta. Il nostro corpo non distingue la metionina che deriva da un cereale dalla metionina che deriva dal pollo. E stesso discorso per gli altri amminoacidi. Di conseguenza, questo ci fa capire che non è nemmeno essenziale unire le fonti come può essere pasta e legume nello stesso pasto. Posso anche mangiare la pasta a pranzo e il legume la sera. O ancora meglio, magari la pasta a pranzo e il pollo la sera. Questo cosa ci fa capire che nel nostro circolo sanguigno avremo sempre amminoacidi a sufficienza per la sintesi proteica. Per quanto riguarda poi però, se non volete contare gli amminoacidi non essenziali, quindi quelli derivati delle proteine, scusate, di basso valore biologico, quindi quelle magari dei cereali e dei legumi, il consiglio che posso darvi è contare le nobili, ma contarle in misura inferiore rispetto a quello che può essere il 2 grammi per chilo di massa magra. Ricordiamoci infatti di tracciarle sulla massa magra, non sulla massa totale. Se siete al 10% potete anche fare sulla massa totale, ovviamente. Comunque, ricollegandoci al terzo punto, quante proteine mangiare? Sinceramente su questo punto non me la sento di darvi delle indicazioni precise perché a parte che ci vuole diciamo, la quota varia da soggetto a soggetto in base all'attività fisica, stile di vita, in base all'allenamento, al risultato ricercato. Quello che posso dirvi è che io mi sono trovato molto molto bene in fase di massa a calare le proteine, anche arrivare a 1,7-1,8 grammi per chilo di massa magra e in fase di definizione ovviamente le ho avute più alte, sia per una questione di limitare il catabolismo muscolare che in fase di forte ipocalorica magari può avvenire, sia per sopperire a quella che è la fame. Infatti ricordiamoci che le proteine hanno un indice di sazietà maggiore rispetto ai carboidrati grassi. Pertanto, per questo, quando vedete le diete ipercaloriche e ipocaloriche, iperproteiche, che non fanno venire fame, è ricollegato anche a questo, quindi a un alto potere saziante delle proteine. Ora, ragazzi, questo video è stato corto corto, breve breve. Io lo vado a montare subito. Oggi sto girando anche un vlog e quindi spero di far uscire questo video sulle proteine già stasera. E questo.
Danto, qui è tutto. Grazie sempre per la visione. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto, cliccate mi piace, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto e noi ci vediamo al prossimo video.